Oggi vi voglio parlare della fotografia in movimento e quindi mi sto muovendo. La domanda, o una delle domande più comuni ai corsi di fotografia, è capire perfettamente con che tipo di tempo di posa si fermano le persone che camminano, una persona che corre, una persona in bicicletta. Insomma, la difficoltà il più delle volte sta nel capire perfettamente qual è il tempo di posa da utilizzare per ottenere un effetto di movimento o riuscire a fermare un soggetto. La cosa bella, come in molte situazioni fotografiche, è che non c'è una risposta vera e propria, o meglio, non possiamo definire ogni volta un numero perfetto per decidere che, ad esempio, una persona che cammina sia fermata con un 60esimo di posa o un 250esimo di posa o da altri tempi che possiamo regolare sulla nostra macchina fotografica. Parametri per capire quando e come fermare un soggetto dipendono da vari fattori. Dipende, ad esempio, da quanto il soggetto è distante da noi. Ovviamente, più il soggetto è vicino a noi, più il suo movimento risulterà veloce rispetto alla nostra macchina fotografica. Un altro parametro che dobbiamo sempre tenere in considerazione è quanto la persona si muove veloce o quanto la macchina che abbiamo di fronte sta correndo. Ogni movimento, ovviamente, sarà fermato a seconda del tipo di velocità del soggetto che io ho di fronte. Quindi la grande difficoltà sarà quella nel riuscire a capire che tempo di posa utilizzare per fermare il soggetto in ogni occasione. Ovviamente poi sul movimento possiamo dire tantissime altre cose. Una su tutte, assolutamente importante, è che il movimento che noi vogliamo riprendere e la tecnica, o meglio, il tipo di tempo di posa che noi selezioniamo, andrà ad interpretare il tipo di fotografia che vogliamo fare. Ad esempio, una persona ferma a un ciglio della strada che sta chiedendo l'elemosina, potremmo decidere di fotografarla utilizzando un tempo di posa dove far venire mosse le persone che passano dietro di lui, o decidere di usare un altro tempo di posa, quindi un tempo di posa più veloce, e congelare le persone. Magari nel primo caso potremmo ipotizzare di fare una fotografia dove andiamo a sottolineare il disinteresse verso questa persona di chi parla, mentre nel secondo caso potremmo invece voler congelare una situazione, ad esempio 5 turisti pieni di sacchetti di un noto brand che vanno a sottolineare una sorta di contrasto rispetto alla persona che noi abbiamo fotografato. Insomma, la cosa assolutamente interessante dell'utilizzo del tempo di posa è che siamo noi con l'esperienza a decidere che tipo di tempo di posa sarà meglio utilizzare nelle diverse occasioni. Un altro aspetto fondamentale nella regolazione dei nostri tempi di posa è quello che non sempre il tempo di posa ci serve a congelare qualcosa, ma anzi il nostro tempo di posa potrebbe essere utilizzato per ottenere dei risultati molto piacevoli facendo una fotografia con dei soggetti al suo interno mossi. Sicuramente le scie che si disegnano con una macchina che passa in mezzo a una strada, le scie dei suoi fari rossi con un tempo di posa di qualche secondo diventano una fotografia suggestiva. Come ad esempio il classico ruscello nel sottobosco di montagna, dove utilizzando dei tempi di posa lunghi riusciamo a fotografare proprio il movimento dell'acqua e quindi ad ottenere quell'effetto di acqua setosa che piace moltissimo a molti di voi. Quindi giochiamo, giochiamo, giochiamo con i tempi di posa. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla nostra prossima chiacchierata fotografica.